Ho voluto fare questa coppia curiosa, insolita, originale. Comunque c'è subito una buona notizia da darvi, che vi do subito. Questa è l'ultima puntata di questa serie. Eh sì, proprio mi spiace, non posso farne di più. È l'ottava e ultima puntata di questa serie. Comunque tratto da, pezzo del 58, quindi sai, qualche tempo fa, sì. Dalla via del successo. Ah, con Walter Chiari. Genevieve! Oronzo! Hai tardato, amore? Hai tardato, hai tardato. Hai tardato. Sì, amore. È vero, perdona. Ho tardato, ho tardato. Ho tardato. Mi avevi detto alle 3 e sono già alle 3:05. Mi hai fatto stare in pena. Oh, piccola... Genevieve! Posso io toccare la tua mano? Prendila, Oronzo, è tua. Mai essa m'aveva detto prendila, è tua. Mai. Oh, che stiamo facendo? Ma sì, siamo grandicelli ormai. Ah, che bella la mano! È carne vera! Vabbè, Lu, quante dita, non me l'avevi mai detto? 1, 2, 3, quante? 5, oh, piccolina codesta, non è cresciuta! Piccina! Ma lasciami, mi fai male, non prendermi così selvaggiamente! Sì, sono un bruto nell'amore! Genevieve! Oronzo! Genevieve! Sì! Sto rotolando giù per la china della passione! Perché c'è una risata caratteristica, adesso ti è venuta. Eccoli. Questa è la risata di Bisce ufficiale, però. A freddo, cioè, sì. Senti, com'è la storia dell'idraulico invece? Eh? La storia dell'idraulico. Vabbè, che la deve raccontare Paolo. Paolo, com'è la storia dell'idraulico? Ma già tante storie che hai te. C'è una l'aneddoto. L'aneddoto, una cosa che ti è successa a te. L'idraulico, no? Sì, è abbastanza divertente. Ma speriamo. Chiamai un idraulico io a casa per fargli riparare un rubinetto dell'acqua e mi cambiò praticamente soltanto una guarnizione. Poi venne da me, io dico quant'è? E lui mi disse 15.000 lire. Questo oggi sarebbe da ridere, 15.000 lire una guarnizione, ma questo è successo un po' di tempo addietro. E allora dico, faccio fratelli miei 15.000 lire. Dice, sì, signor Panelli, sono 15.000 lire. Al che io, signorilmente, mi feci signorilmente, dico, io non discuto, ormai il lavoro è fatto, le do queste 15.000 lire che lei chiede, però vorrei farle un discorsetto. Come cliente a me mi conforta moltissimo una cosa, che un giorno renderemo conto di tutto, anche delle guarnizioni del rubinetto. Perché io sono abbastanza religioso, credo in Dio, e Dio è onnisciente e si ricorda tutto. L'idraulico mi stava sentendo con molta attenzione. Dico, quando ci sarà il giudizio universale, che per lei le auguro avvenga fra 200-300 anni, anche fra 300 anni, quando sarà quel momento, il Padre Eterno farà, senta, oh, lei, quanto gli avvi segue la guarnizione a Panelli nel 71? E dato che il Padre Eterno è onnisciente, lui non si può rifiutare di dire non me lo ricordo, vero? Quando si sta libero. Lei, dico, gli dovrà dire 15.000 lire, al che il Padre Eterno, con severità, gli dà, vada allora a farsi bruciare il sedere nel quinto girone delle fiamme eterne per 6 anni. Lui mi guardò un attimo così. Voglio un momento, sor Paneanna, a sentirmi fratello. S'allontanò una 10ina di minuti, ritornò. Guardi, sor Panelli, che mio fratello si è sbagliato. Sono 4.000 lire. Vedi che la paura dell'inferno funziona. Io, memore di questo successo, ho provato
a riproporre questa situazione con nessun risultato. Era l'unica che credeva. Provai all'inferno. Con un falegname dicendo quant'è questa cosa, dice sono 70.000 lire. Allora io con compiacimento pensando all'idrato le voglio dire che un giorno renderemo conto lui. E allora il paliere dirà vai a farti bruciare, ha detto. E allora io faccio, sono sempre 52.000 lire. Quindi però ogni tanto queste fiamme ogni tanto qualcuno funzionano, va bene. Sì. Senti, vorrei tornare a te e a un tuo pezzo. L'incontro di Garibaldi storico. A Teano, no, ero anch'io, no. Sai, c'è stato anche ripreso in TV, sì. Ah, sì. Invece questo qui è un tuo sketch, diciamo, un tuo monologo, direi storico, uno dei più belli secondo me che hai fatto. Proprio un'epoca che c'ero anch'io a Studio 1 ed è il famoso Cecconi, il nostro Studio 1 e tu facevi il ben noto Cecconi Bruno, e precisamente l'automobilista. Sono l'automobilista italiano medio, il re del puntatacco, il teorico della debraiata, quello qua a macchina cattiva, qua a striscia sopra. Me conoscono tutti, quando voi state al semaforo in salita c'è il rosso, poi il giallo, voi state per ingranare la marcia e dietro sentite subito PIP, so io. Quando alla traversa domandate a vostra moglie che faccio, vado a destra, vado a sinistra, oppure vi soffiate il naso e dietro sentite subito PIP, so sempre io, Cecconi Bruno, quello che vi sveltisce i riflessi. Io sono qui per chiedere un nuovo decreto legge, una modifica al codice della strada. Chiedo l'abolizione del pedone. Possibile che nel 1965 c'è ancora gente che va a piedi come le galline? Ma che so, tutte ste zebre, ste strisce che intralciano il traffico, che il pedone venga catapultato da un marciapiede all'altro, che attraversi la strada per aria, sul trapezio come al circo equestre, oppure attaccata a una liana come Tarzan. E qua bisogna porvi rimedio. Il pedone è diventato insensibile, non realizza più, non si scansa nemmeno col paran, parapapapapara, nemmeno col clacson a mucca. Allora io ho messo il clacson a ruggito, come il leone della metro. Ma fosse solo il problema del pedone. Ci sono tanti altri piccoli problemini, ma l'automobilista medio risolve, l'automobilista medio italiano si arrabatta, risolve. E le luci, per esempio, vi pare possibile che uno va tranquillo, beato per strada, all'improvviso te scaraventano i fari in faccia? Che fai, fai la ripicca? Ho capito, gli butti in faccia pure te? Allora io ho messo un piccolo dispositivo, tac, una botta al commutatore e invece degli abbaglianti si accendono dei fari, vero? Un tantinello più vivaci. le risate con la mia ragazza Yolanda è rimasta a bocca aperta. Una sera sono andato a fare una passeggiata romantica sentimentale in macchina, mi sono fermata a Ostia. A un certo momento io ho fatto: Yolanda, vuoi vedere la Sardegna? Tacco, accesi i fari, tutta si vedeva da Sassari a Cagliari. Come se fosse giorno, mi hanno preso per faro dei Civitavecchia, due naufragi quella notte. E lo svin, prego, lo svin, che c'hai ma fa a radio? Se con tutti sti palazzi, la rete filotranviaria è tutto disturbato. E allora ho fatto un piccolo dispositivo, un'antenna speciale, l'antenna Cecconi. La sera alla mia ragazza gli ho detto: Yolanda, che vuoi sentire? Perigomi in edizione originale, Broadway. Tacco, ho alzato l'antenna Cecconi, 28 metri e 40, oscillava come una frusta. Chiunque si affacciava alle finestre per reclamare, zap, lo sfregio permanente, il segno di Zorro. Ah, 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 ah.
Piace molto a te. E tu sei bravino anche come attore, anche in questa vita. Oh, facevamo del nostro meglio. No, no, è bravo, no? Sì, qualche papera, perché era tutto. Era tutto diretto, ci si fermava. Non era una questione solo in diretta, era una cosa allucinante come memoria. Preparazione, perché erano. Ogni Cecconi erano 12 pagine da tiro scritte, sì, che sì. Uno doveva imparare in 3 giorni. In 3 giorni, perché le davano quindi papere, momento. Galline, volati di vari, tutto. Perché così solitario? Volete una tazza di caffè? È una buona idea. Cosa avete detto a quel pelle rossa? Sembrava terrorizzato. Che lo scotenerò con le mie mani. Qual è il vostro nome? Dorothy. E il vostro? Ringo. Un po' di terra laggiù nell'Ohio. Ed ho bisogno di una donna. Ogni uomo ha bisogno di una donna vicina. Per amarla. Per proteggerla. Vi andrebbe di mungere la mucca. Di strigliare il cavallo. Non so mungere le mucche. Imparerai. Oh Dio mio! Prima voglio finire di baciarti.